quindi aggiornate il content manager, dovreste trovare il server abbastanza in fretta. Nel caso c'è anche, mi sembra, link. Sì, tanto c'è 15 minuti di qualifiche, se non lo becchi subito Che già al server. insomma, c'è senso. Arriva, arriva. Fidatevi che Sono chiamarlo, via. se non Game arriva. crashed. Sono via, qualcuno che entra così posso andare a morire tranquillamente, metti No, qua. è crashato, mi crasha. Io No, lo aspetta. vedo già. A me lo dà stoppato, avvio io. Crash anche a me. A me è Io crashato. lo dà proprio. Aspetta, aspetta. Io lo Sì. vedo. Io lo vedo, Tania, eppure non esco. c'è Sì, però Tania, non si riesce. aspetta. Se c'è chi lo vede è inutile. Riapriamo. Ma sono, ero su AC Server Manager, me lo dà stoppato. Ma c'era chi lo vedeva. No, io lo Sì, ma vedo, ma mi no, entra crasha in quando fase. entro. È content manager che te lo vede in continuazione. Perché è stupido. Content manager non è studiato. No, 3 minuti e 40 ancora di power libere. No, continua a Via. crashare Aspetta, si sta ancora avviando. Minchia, quanto ci mette, Devo allungare il tempo della. Opa.
Eccoci qui, buonasera a tutti, ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto qualche piccolo problemino tecnico, io sono Davide, tra poco arriverà anche qui con me Mauro. Eccomi qua, Eccolo qui che è ciao, ciao a arrivato, tutti, eccolo qui. ciao a tutti. Quindi buonasera a tutti e benvenuti qui a Imola per questa seconda tappa dell'ICL Italian Championship Legend Car per la community Need for Beer. Adesso siamo in overtime, intanto ne approfittiamo per farvi vedere la classifica. Come potete vedere, allora, intanto vediamo classifica generale capitanata da Tommaso Maffei, con 100 punti, Christian Lotito in seconda posizione con 90, terza posizione per Matteo Bezu 72, poi c'è Alessandro con 62, Sebastiano Sciacca 62 pari punti, Davide Bloise 54, Davide Lanzani 53, Stefano Saldana 51, Tommaso Marsigliatti 48, Andrea Figerio 44, Andrea Grandi 38, Roberto Giraldi, Paolo Pizzato e via discorrendo. E qua adesso vi facciamo vedere invece l'ordine di arrivo delle due manche. Infatti vi ricordiamo che sono due le manche di ogni Gran Premio. In questo caso saranno da 10 giri. Adesso siamo in wait time, stiamo per entrare in pista, ci saranno le qualifiche e dopo il nostro Mauro accompagnerà nel giro lanciato i nostri piloti Safety. con la mitica safety car. Nel frattempo ne approfitto per farvi vedere la locandina di pubblicità evento a Mount Panorama su Assetto Corsa Competizione martedì 27 luglio ore 21:30 a Mount Panorama di notte. Quindi un evento per pochi, però venite in tanti e iscrivetevi. Trovate in descrizione a questo video, trovate il link Discord subito in alto per poter accedere, entrare ed iscrivervi a tutte le nostre competizioni. Allora, sentiamo rombare i motori. Adesso tra un attimo entriamo in pista con i nostri piloti che stanno scalpitando e stanno uscendo dalla pit lane. Ed eccoci qua che vediamo oltre la rete. Vediamo inquadrato adesso Marsiglietti. Quindi avremo un quarto d'ora di qualifiche, purtroppo siamo partiti un po' tardi, doveva partire il tutto alle 21:15, stiamo partendo adesso con le qualifiche, causa Vari problemi problemi, tecnici. problemi tecnici con i server, purtroppo, però dai, ce l'abbiamo fatta. Che dire, che dire, Imola, fantastica pista, non ha bisogno di tante presentazioni, però andiamo a farci un giro adesso con Marsiglietti. Si Vedo che trova, porta le birre lui. porta le birre? Eh sì, le potete vedere anche sulla sua skin, sulla sua livrea. Eravamo alla Tosa, salita curva numero 8 verso destra e poi ci porta alla Piratella a sinistra. Quindi si scende la Piratella e poi qua siamo sulla 11 a destra, a sinistra, sì, a destra, scusate, acque minerali. Un punto della pista molto molto tecnico. Per poi arrivare alla 14 e alla 15 alla variante alta. Variante alta, destra, sinistra, 14, 15, poi discesona verso curva 16 verso destra, poi si passa sotto il ponte. Qui adesso sta rallentando un po' Marsiglietti per prendere un po' di spazio. E qui siamo alla prima curva della Rivazza, a sinistra, e poi ancora a sinistra, l'ultima curva che porta verso il rettilineo, che è la curva 18, sempre della Rivazza, e poi qui si spalanca tutto e via. Ci sarebbe anche la variante bassa, ma in questo layout del circuito non c'è. Vediamo
abbiamo inquadrato in questo momento Maffei con un traversone che sfrutta tutto, sfrutta il verde. Intanto credo che Marsiglietti abbia già fatto. Adesso i tempi li vedrete apparire un po' in ritardo, ovviamente, perché devono essere i tempi validi e vedrete mano a mano formarsi la colonna sulla sinistra dello schermo. Altro traversone per Maffei, fantastico. Maffei che corre con i colori N4B Racing Team, il team portabandiera. E qui prende i cordoli all'interno sull'uscita delle acque minerali e sobbalza un po'. Intanto Riccardo Lopez ha già fatto segnare un 2:19:426. Tu, Mauro, ho saputo che hai fatto segnare degli ottimi tempi in questa pista. Mauro? Non lo Mi senti? senti? Sì, adesso sì. Sì, con la safety sì. Con la safety car. Sì, Gli hai dato una bella paga a tutti con la safety car. Vediamo che transita. merito della velocità di punta. Vediamo che transita adesso sul traguardo Riccardo Lopez. 2:19:426. Quindi saranno, ricordiamo, due manche, entrambe con partenza lanciata. 10 giri ognuna delle due manche. Si guidano molto di traverso queste vetture. Andiamo a vedere qualche altra livrea. Sono tante le auto con la livrea N4B Racing Team. Andiamo a vedere Stefano Saldana che corre con una livrea personalizzata. A me mi dà Blois primo Sì, adesso. adesso È vedo i possibile? tempi, sì, Ah. che non sono ancora. Adesso Marciglietti, sì. Sì, ragazzi, non li vedete ancora, però c'è Tommaso Marsiglietti in pole provvisoria con un 2:08:441, seguito da Christian Lotito con un 2:08:929 e terzo Davide Blois con 2:09:744. Allora, come l'altra volta, ACTV ha fatto un po'. Ha fatto qualche scherzetto e quindi adesso vediamo di attivare. Non è che non ce l'ho qua sotto mano. Ah sì, eccolo qua. Mettiamo Bicast e poi quando si attiverà ACTV torneremo ad ACTV. Comunque, intanto potete vedere già uno schieramento provvisorio con al comando Tommaso Marsiglietti. Intanto inquadrato sempre Stefano Saldana. Qui siamo su Sebastiano Sciacca, alle acque minerali. Che dire, pista stupenda, Mauro, mi ricordo l'anno scorso eravamo qui io e te a commentare sempre a Imola, una delle tappe della Clio Summer Cup, sempre Sì, è macchiata vero. Need for Beer. E quindi Divertentissima anche quella. sì, ci siamo divertiti anche a commentarla. Bel campionatino è venuto fuori. Sì. Intanto se avete suggerimenti, se vi piace la live, fatecelo sapere nei commenti a questa live. Intanto vediamo Seba Sciacca che scrive viva Andrea Grandi, viva Generoso, e Generoso risponde forza coach Gabriele Paolo, Alessandro Todaro, Alessandro e Todaro. Non è stato scritto correttamente, penso, presumo da te Gabriele nella classifica che avete visto prima dell'inizio delle qualifiche. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri partner, i nostri sponsor che sono Italiana Simulazioni, che nasce a Crema in provincia di Cremona e si impone come obiettivo quello di produrre postazioni di guida di fascia alta con un'attenzione particolare al dettaglio, al design e alla qualità di costruzione in generale. Tutti i loro prodotti sono progettati, sviluppati e costruiti in Italia con materiali high-tech italiani e competenze italiane. Quindi possiamo affermare indubbiamente che il marchio Italiana Simulazioni sia veramente made in Italy e Italiana Simulazioni vi porta alla pista in casa. E poi Stema SNC mobili su misura di Stefano Della Noce ed Emanuele San Giovanni, si trova in provincia di Cremona, più precisamente a Trigolo,
falegnameria Stemmer SNC si occupa della costruzione e verniciatura di immobili in legno e non solo, comunque su misura, porte interne, tapparelle, zanzariere, d'infissi e prezzi ultra concorrenziali ad altissima qualità. E mi raccomando, trovate tutto in descrizione e dite che vi manda Need for Beer. Intanto Saldana ha preso il primo posto, è in pole. Complimenti a Stefano Saldana che si... ecco qui adesso è apparsa anche a CTV, quindi facciamo sparire quella di Bcast, che è un po' in ritardo di volta, quindi Stefano Saldana attualmente in pole position provvisoria con 207-229 e seguito da Tommaso Maffei con 20... colpo di scena Lopez che stampa un ottimo 207-009, andiamo su di lui. Spettacolo. E Maffei intanto passa davanti a Saldana, si sta rimescolando il tutto. Marsiglietti in quarta posizione, in quinta posizione Bloise. Poi Lotito, Frigerio, Sciacca, Grandi, Pizzato, Dovichi e Benvenu. Io ho pronosticato un Benvenu vincitore. Nel frattempo vi mandiamo un super spot e ci sentiamo e ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qui, mancano 4 minuti al termine. Saldana si è reimpossessato della pole provvisoria con 206-597, sono indiavolati questi ragazzi. E un'uscita di curva fantastica, tutta di traverso per Stefano Saldana, che padronanza del veicolo alla tosa e apre tutto, spalanca. Spettacolo, spettacolo, sono veramente uno spettacolo da vedere queste vetture. Sì, guida proprio al limite. Guida al limite e sono praticamente delle moto su quattro ruote. Motore intanto, vabbè, come si può sentire, è un quattro cilindri in linea, proprio di stampo motociclistico. Però si guidano proprio come delle moto, è difficile da dirlo, però... E viva tutto Need for Beer, dice Lino Sena nei commenti. Grazie Lino. Grande Lino. Oh, traversona la variante alta. Stefano Saldana. Chi è dietro, chi è dietro di lui? Chi è dietro di lui? Non riesco a... Ah, perché ci sono un sacco di librerie N4B. Lopez in seconda posizione tra Saldana e Maffei, 2 minuti e mezzo alla fine delle qualifiche. Poi Mauro ti dovrai scaldare per salire sulla Mercedes safety car e portare... Sì, sto controllando il livello dell'olio adesso. Intanto sto guardando i messaggi che ci scrivono i nostri collaboratori fedeli. E
tutto invariato, lì dietro Bloise è in quarta posizione, quindi ha scavalcato, era in quinta, ha scavalcato Marsiglietti e sono tutti molto vicini, sarà una gara combattutissima ancora come l'altra volta. Andiamo Sì, esatto. Sempre a gruppetti. a vedere Bloise che però adesso, sì, sta uscendo. È in pista, eccolo qua. Secondo me ci saranno le lotte tra i primi tre, tra il quarto, il quinto, il sesto, e dopo sono tutti lì, bene o male. Sì, credo anch'io che ci saranno dei gruppetti come l'altra volta. Esatto. Manca meno di un minuto. Meno di un minuto, andiamo a vedere anche adesso se sta migliorando, vediamo un po' i settori. Fatto un settore arancio, mi sa che no, allora Maffei è andato ai pit, quindi penso che basta così. Saldana probabilmente vorrà migliorarsi ancora. Ma c'è una macchina in mezzo. Eccolo qui all'uscita della rivazza, vediamo. Comunque si gira in 2 minuti, 2 minuti e 6, 2 minuti e 7, 2 minuti e 8, 10 giri. Vediamo che Fare sta. ancora un giro, Saldana. Sì, fa ancora un giro perché è scattato adesso lo zero. Sono finite adesso le qualifiche. Vediamo se concluderà il suo giro. Ha fatto un piccolo sobbalzo al tamburello, esce. Sempre come sempre di traverso, andiamo on board con lui e godiamoci il giro con Stefano Saldana. Quindi, come dice qualcuno su Sky, su con il volume. Che arriva alle acque minerali. Oh, godiamocelo adesso da fuori. Vediamo come uscirà. Ah, mi sa che qui gli è stato Gli ha annullato. sì, annullato il giro, secondo me. Infatti sta vistosamente rallentando. Per cui niente da fare, rimane tutto così. Comunque con Saldana in pole position. A seguire Lopez, Maffei, Bloise, Sciacca, Marsiglietti, Lotito, Dovichi, Frigerio, Pizzato, Grandi, Benvenu e Scordino. Siamo in overtime, manca veramente pochissimo. Adesso manderemo un paio di spot e ci vediamo tra pochissimo qui in pista ad Imola per questa seconda tappa del ICL. Intanto un altro traversone di Stefano Saldana. Ho mandato
Rieccoci qui, le auto si stanno posizionando in griglia di partenza. Adesso intanto potete vedere la locandina principale. Siamo a Imola, 19 luglio, e la prossima sarà a Magione il 2 di agosto. Adesso ci spostiamo subito in pista e mancano esattamente 30 secondi e il nostro Mauro procederà molto lentamente davanti alle auto, alla fila, e darà il ritmo per tutto il giro di lancio. Adesso proviamo a cambiare telecamera così vedrete meglio. Nel frattempo, appena lui si muoverà, io farò manovra per tornare ai pit, così siamo tranquilli. Vedete un giro di 11 perché saranno 10 più il giro lanciato, ovviamente. Intanto Matteo Bezzo che dice che riprese le ho fatte davvero bene, grande Matte. Intanto vedete Mauro con la safety car che tra poco sarà di nuovo qui con me. Io intanto faccio torno ai pit e torno subito qui che si muovono. Noi ci spostiamo su proprio su Mauro Gerosa. E vedete che tutti partono, adesso si allineeranno in fila indiana per poi ricompattarsi, diciamo, intorno alla rivazza, alla curva della rivazza. Qui siamo al tamburello, la mitica safety car. Intanto Gabriele Paolo nei commenti che sembrerebbe dissentire un po' per quanto appena detto da Matteo Bezzu. Intanto abbiamo un po' di telespettatori, grazie per i like. Se vi sta piacendo, mettetene sempre di più e commentate, diteci cosa vorreste nelle live e votate magari anche il pilota e the driver of the day per questo secondo gran premio. Ecco, niente, come potete vedere, abbiamo ancora le scritte dell'anno scorso della Clio Summer Cup. Purtroppo c'è stato un piccolo problema tecnico con lui che dovrebbe applicare le scritte sui cartelloni e purtroppo si è ammalato e non ha potuto pitturare i cartelloni. Come potete vedere ancora Clio Summer Cup, purtroppo. Però non si tratta di Clio Summer Cup, è passato un anno, questa è l'ICL targata Need for Beer, giochi racing. A proposito di giochi racing, trovate in descrizione il link anche per la pagina Facebook, venite a trovarci e trattiamo un sacco di cose riguardante il mondo videoludico del motorsport. Qui siamo alle acque minerali, stiamo per arrivare alla variante alta. Stiamo arrivando alla variante alta e siamo proprio qui adesso, vediamo. Diamo uno sguardo anche a questa fantastica vettura che è la safety car. Ci si trova adesso alla rivazza, quindi si compatteranno. Adesso il nostro buon Mauro darà ordini di compattarsi, di mettersi in doppia fila e lui rientrerà e questi ragazzi scateneranno l'inferno. Ecco che la safety car rientra e noi ci spostiamo sulla pole man. Stefano Saldana, non appena passerà sulla linea del traguardo, i ragazzi potranno spalancare il gas e via per questi 10 giri della prima manche qui a Imola. E tra poco avremo anche con noi Mauro in cabina di commento che parcheggia adesso la safety car. Adesso gli darà il via a lui. E via, green, 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 sono partiti. Vediamo, tutto dovrebbe procedere abbastanza ordinatamente. Subito che Riccardo Lopez si impossessa della prima posizione. Contatto tra, oh, Stefano Saldana che si stava girando ed è stato riposizionato. Fantastico, sembrerebbe da Tommaso Maffei. Nel frattempo Riccardo Lopez ne approfitta e seguito da Davide Blois, che partenza, ragazzi.
Folgorante, ma che belle che sono queste vetture, ragazzi. È stupendo da vedere. Eccolo qui, Mauro, parcheggiato la safety. Sì, parcheggiato. Niente, c'è stato un piccolo contatto tra Stefano Saldana Marsigliet Lopez, poi si stava girando, ma è stato raddrizzato, diciamo, sembrerebbe da Tommaso Maffei, però ci sono tante vetture nei 4B team, per cui non te lo so dire con certezza. Comunque, al comando Riccardo Lopez, seguito da Davide Blois, che ha fatto una super partenza, in terza posizione Tommaso Marsiglietti adesso, che tampinato da Sebastiano Sciacca, a sua volta tampinato da Lotito, da Cristian Lotito. Nel frattempo dietro C'è anche Sebastiano. Frigerio sullo Tito, Ci spostiamo subito, ci spostiamo butta su. Oh, dentro, appena passato, sì, ce sembrerebbe. l'ha fatto. Adesso mi sa che ha messo nel mirino Sciacca. Sciacca, sì, siamo sul discesone verso la rivazza. E vedremo se tenterà l'affondo su Sciacca. Sì, all'interno della prima della rivazza, sportellata. Costringe all'esterno Bello, Sebastiano bello. Sciacca. Sono lì in una mucchiata e Sebastiano si gira. Ah, pasticcio lì dietro, pasticcio. Che peccato, che peccato. Sono in due a perdere tante, tante, tante posizioni. Cristian Lotito, Sebastiano Sciacca devono ripartire, sono ultimi adesso. Ma riportiamoci davanti, vediamo che Lopez sta comandando. Saldana intanto su Frigerio cerca di Eccolo. prendersi la posizione. Andiamo all'interno qui del Affonda sotto. tamburello. Questi sorpassi Sì, che non sono per niente puliti, però che ci fanno divertire un sacco, vero Mauro? fortunatamente non sono le solite macchine che come le tocchi volano. Davvero, davvero, è vero. Possono darsi delle sane sportellatine. Sì, qualche contatto leggero lo sopportano. Diciamo che qualche testa coda purtroppo si è visto, però sono abbastanza resistenti, dai, hanno la corazza. Maffei su Saldana. Oh. E Saldana dietro a queste due vetture N4B di Andrea Frigerio e Tommaso Maffei. Tanto Vicinissimi. Lopez se ne va. Oh, deve frenare tantissimo Stefano adesso. Con Maffei all'interno, No, no, di no, Frigerio, no, no. no, fumata di gomme per Frigerio, che si trova adesso girato in una posizione scomodissima. Nel frattempo esce di pista anche Pizzato, Paolo Pizzato, purtroppo perché ha visto all'ultimo, soltanto all'ultimo, queste due vetture. Purtroppo, niente, Riccardo Lopez continua a comandare al terzo giro, sì, secondo giro. Sì, perché il primo è dietro la 7. Esattamente, quindi terzo, ma in realtà il secondo giro di 10. Davide Blois, seconda posizione, seguito da Tommaso Marsiglietti. Arrivano entrambi alla rivazza. C'è Diciamo anche che Benvenu e Scordino. io vediamo Benvenu. Sesta posizione, io avevo pronosticato un'ottima performance per lui. Esatto, che delle patte. Fantastico Scordino dietro che ci ha fatto vedere una scodata. Esatto. E dietro di loro Grandi, Andrea Grandi. Stessa livrea come quella di Sebastiano Sciacca per Andrea Grandi. Che vediamo passare adesso anche lui sul traguardo, e dietro Cristian Lotito, Andrea Frigerio e Paolo Pizzato, che purtroppo si è girato. Maffei si è attaccato a Saldana, Siamo su di loro, siamo su di loro. improvviso. Perfetto, grande Adesso ci Mauro. proverà qua. E ci prova alla Bella grande staccatona. e ci riesce anche, ci Adesso riesce. guardiamo qua se riesce però a tenere la posizione. Sì. Grande Sembra che riesce, ma grande manovra. a fondo. Probabilmente si stanno anche parlando i due, probabilmente saranno via radio, essendo i due molto amici. I due adesso mettono il mirino Tommaso Marsiglietti e Davide Blois, che li vedo anch'essi molto vicini. Vediamo Sì, Marsiglietti ha Marsiglietti. recuperato su Blois. Sì, li vediamo alla tosa, li arrivano adesso alle acque minerali.
Si sta recuperando. Bloise dovrà cominciare a pensare a mettere in atto una difesa. Intanto Lopez sembra tranquillo. Grandi, ne approfitta dell'uscita di Scordino. Ci spostiamo subito su di loro. Grazie Mauro per la tua prontezza. Vediamo Grandi dietro a Lorenzo Benvegnò, che ricordiamo ho scommesso su di lui. Cavallo vincente. Quindi deve darsi da fare. Ragazzi, sto sudando. Sto sudando, sarà. Ma anch'io, sai? Siamo entrambi reduci dal vaccino di ieri, entrambi la seconda dose in giornata di ieri, quasi come se ci fossimo messi Errore di d'accordo. Sciacca e ha perso parecchie Oh! posizioni. Oh. Peccato, Benvenuto, benvenuto. benvenuto, benvenuto. Mai. Si è emozionato. Si è emozionato, probabilmente sta Sì. ascoltando la telecronaca e l'ho fatto. Era troppo il carico di responsabilità che gli hai dato. Esatto, e rientra in pista adesso davanti a Paolo Pizzato, che vediamo transitare sul traguardo adesso con la fantastica livrea arancione e Francesco Dovichi. Sul rettilineo sembra che esploda da un momento all'altro il motore, Si fanno i 100, circa 190 all'ora a stecca. eh? Sì. Motore che è 600. Frigerio ancora su Sciacca. Grande Ci spostiamo su Frigerio Sciacca, allora. è riuscito a prendersi la posizione. E ce la siamo persa, però abbiamo visto l'uscita di curva. Vediamo Frigerio che ha preso posizione e esce traverso ancora. Quanti traversi? Sì. Sì, è tanti. Nel frattempo Lopez qui davanti, bello tranquillo, con 6 secondi di margine, sta guidando veramente in modo magistrale. Sì, Seguito poi da ha Davide. una costanza. Sì, una gran costanza. Dietro di Sì. lui, a 6 secondi, abbiamo qui inquadrato in questo momento Bloise che vede un Tommaso Marsigliatti, direi ancora più vicino, però diciamo che. Ha guadagnato tanto qua nella S. Sì, andiamo on board con Marsiglietti. Marsiglietti, vediamo se si avvicina ancora di più. Sfrutta tanto i cordoli. E ricordiamo che sta anche scrivendoci adesso Matteo Bezzu nei commenti qui su YouTube. Purtroppo, infortunato per febbre, non ha potuto prendere parte a questa divertentissima corsa. E qui che transita, siamo ancora on board con Tommaso Marsiglietti, che vede davanti a lui il posteriore di Davide Bloise. Vediamo se dietro abbiamo qualche distacco degno di nota. Forse abbiamo un Lotito e uno Scordino. Sì, sono forse il gruppetto. Però, oddio, sono un bel serpentello. Tutti più o meno quasi un secondo. Sono tutti a 8 decimi. Vediamo transitare Grandi. Seguito da Cristian Lotito. Che esce fortissimo dal tamburello, affiancati, fantastico sorpasso all'esterno ai danni di Andrea Grandi per Cristian Lotito. Mamma mia, che manovra che ci siamo visti in diretta! Spettacolo! Cristian Lotito, che padronanza! Vediamo che adesso Andrea Grandi dovrà difendersi anche da Andrea Frigerio e Sergio Scordino, che li vedo molto vicini. Spettacolo di sorpasso Sì, di eh. Cristian Lotito all'esterno, mamma mia, bello, bello. Siamo a metà corsa, praticamente, metà prima manche, 5 giri su 10. Per chi si fosse appena collegato, 5, ma in realtà vedete 6 su 11 perché il primo giro è quello lanciato con la nostra safety car. E intanto inquadrato sempre Andrea Grandi che arriva largo e passa. Passa anche Andrea Frigerio. Perde due posizioni. Due posizioni addirittura sono passati sia Andrea Frigerio che Sergio Scordino con la vettura nera. Oh, esce di traversissimo, rischia tantissimo, riesce a tenerla però. Adesso si trova affiancato
si trova affiancato Andrea Frigerio. E si è unito anche Sciacca nella bagarre. Sì, Infatti. e arriva lunghissimo adesso, non poteva né ora né mai frenare Sergio Scordino, No. infatti è andato nel sabbione, nel ghiaione, e ne approfittano sia Sebastiano Sciacca che Andrea Frigerio. Ah, lo vedevo velocissimo, ha detto non potrà, sarà la staccatona del secolo se riesce a farla. Nel frattempo diamo un'occhiata anche a Lopez, che se lo merita, che sta facendo un garone in solitaria, un po' noioso magari, però ha già dato 7 secondi e 6 al secondo, che in questo momento Davide Bloise però sembra sempre tenere a bada dietro di sé Tommaso Marsiglietti. Eh sì, non riesce a finalizzare Marsiglietti. E adesso si è avvicinato tantissimo, uscito fortissimo qui alla tosa. Si trovano in salita, vicinissimi adesso. Andiamo su Tommaso Marsiglietti di nuovo on board. E adesso si è avvicinato parecchio, sono 4 decimi. È uscito fortissimo dalla tosa. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Sì, eh. Oh, acque minerali, ingresso alle acque minerali di traverso per Bloise, è sempre più vicino Marsiglietti di traverso l'uscita. Salitona verso la variante alta. Sembra che manchi un po' di trazione in uscita di curva, Marsiglietti, confronto a Blois. Sì, però riesce a sopperire con un po' di drapate. Si sta, credo, ogni tanto ci sono dei punti, alcuni punti della pista dove sembra vicinissimo. Però lo sta tenendo botta, diciamo, Davide Bloise. Sì, in staccata gli si fa sotto Gli si parecchio. fa sotto, sì, esattamente. Vedi, Guarda vedi in anche staccata. adesso! Oh! Alla rivazza. In staccata guadagna veramente tantissimo, frena Sì, iper però forte. stavolta è uscito bene, Sì, eh? sì, sì. Magari con un po' di scia. Vediamo un po'. Intanto Stefano Saldana che si gode questo spettacolo. Sembrava più vicino, visto da davanti. Sono affiancati adesso Tommaso Marsiglietti e Davide Bloise. Sono proprio curioso di vedere cosa sta per accadere. Adesso avrà. È all'interno Tommaso Marsiglietti. Gli sta concedendo l'interno. È praticamente affiancato. E no! Grande Dice di staccata di no! Blois, Dice di no, grande, Davide grande Bloise. Gli fa staccata. vedere che. Qua però. Gli fa vedere che sa staccare anche lui Sì, forte. eh. Sì, eh. Era all'esterno, sembrava stesse perdendo la posizione, Una invece. grande mossa di Blois. Fantastico. Fantastico. Nel frattempo, questa bagarre sta facendo guadagnare un pochino di margine a Stefano Saldana, che vedete inquadrato in questo momento, che si trova a poco più di un secondo dai due. Sì, li aprigi quasi, eh. Quasi zona DRS, se avessero il DRS. Forza ragazzi, fateci divertire nei commenti, scrivete, scrivete, fateci compagnia. Ancora due giri. No. Ah, muro, 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 Oh, muro, muro. chi. Io Marsiglietti a muro. lo L'ha vedo in. persa Ah, e. sbattuto, ce lo siamo Sì, persi, ce lo siamo persi. infatti Saldana l'ha Ne ha passato. approfittato, sì, infatti, Saldana in Sì, terza sì. posizione dietro Bloise. Sì. E arriva anche Maffei che Avrà preso fiducia anche Maffei sì, arriva nel anche vederlo. sì. Ha chiesto tanto a quelle gomme Marsiglietti. Tutto da rifare, manca. Beh, vediamo se con le sue staccatone riuscirà a riguadagnare un po' di margine ancora. Adesso sarà Saldana che metterà pressione a Blois. Sì, si fa vedere negli specchietti di Davide Bloise e andiamo on board con Stefano Saldana e su col volume. Nel frattempo io, visto che mancano due giri, vi mando un bellissimo super spot. Ci vediamo tra pochissimo. Tra poco.
Rieccoci qui sempre sull'onboard con Stefano Saldana che si avvicina tantissimo qui alla tosa, alla vettura di Davide Bloise. Maffei che sta tentando su Marsiglietti. Oh, Maffei, lo vediamo spuntare lì dietro, che però Vediamo adesso cosa si inventa. si trova però all'esterno, si trova all'esterno qui. Oh, che spettacolo, oh, che Molto spettacolo. rispettoso però Marsiglietti. Alla Piratella mi stava facendo un sorpasso all'esterno e che si trova invece che Oh. all'interno delle acque minerali. Spettacolo. Che traversone. Bellissima, bellissima. Sembra di vedere Valentino Rossi alla Honda. Saldana, incrocio con Blois. Oh, affiancati, spostiamo le telecamere su questi due. Adesso si fa vedere alle ruote anteriori, affiancate a quelle posteriori di Davide Bloise. Si fa vedere adesso, sarà all'interno della rivazza. No, si tiene l'interno Davide Bloise e chiude benissimo. Ne ha Saldana di più però sembra Saldana, eh. avercene tanto. Saldana sembra Sì. avercene per tentare un altro affondo. Sta per cominciare intanto l'ultimo giro. Vediamo se riesce a sfruttare la scia. E la sfrutta, queste auto qui hanno anche un pochino di scia. Vediamo cosa succederà qui alla Piratella. Vediamo intanto Just Lanza, Forza Sic. Oh, niente da fare, chiude bene, niente, ha rimandato un eventuale attacco. Saldana, dietro abbiamo anche da tenere sotto controllo Marsiglietti, vediamo se contrattaccherà su Tommaso Maffei. Vediamo se si accontenterà Saldana della terza posizione o vuole guadagnare un po' di punti. Intanto Maffei che si trova in quarta posizione, ricordiamo che ha vinto entrambe le manche del primo Gran Premio. È uscito meglio qua, però Saldana, è uscito meglio. Cambiamo Va a chiuderlo, telecamere. Lloyd. E adesso avrà. Oh, contatto tra i Oh! due. Rimane, vediamo se rimane dentro. Sì, ce l'ha fatta a tenerla. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Maffei ne Stefano approfitta. ne approfitta No, tantissimo. Marsiglietti, scusa. Oh, vediamo. No, forse tiene, tiene. Stefano riesce. Arriva velocissimo qua all'uscita delle acque minerali. Riesce a tenerla. Controllo spettacolare della vettura. Che spettacolo, ragazzi, colpi di scena fino alla fine. Davvero, eh. C'è Adesso anche Sciacca su Frigerio. ci spostiamo un attimo su di loro. Vediamo Sciacca che è vicinissimo ad Andrea Frigerio. Però dobbiamo per forza, ragazzi, spostarci su Marsiglietti. E abbiamo un po' di vetture vicine, però dai, tutto Si tranquillo. sono staccate. Vediamo se riuscirà Marsiglietti a avvicinarsi in staccata. Sappiamo che stacca fortissimo Tommaso Marsiglietti. Final lap, leaders is on final lap. Guarda come stacca e esce di traverso. Sappiamo che stacca fortissimo Tommaso Marsiglietti. Abbiamo due Tommaso in bagarre. Che Maffei in staccata è forte. Sì, sarà una bella lotta per il quarto posto. Vanno fortissimo, gli risucchia la scia Marsiglietti. Si porta a fianco. Adesso avrà il favore dell'interno qui alla Piratella e ci prova tantissimo adesso. Oh, Oh, contatto. No, peccato, no, si è peccato, si è girato girato Maffei, Maffei, si è girato peccato. Maffei. Rientra, quinta posizione. Un ingresso un po' Vediamo irruento Lolito quello di. dov'è, Lolito sta arrivando, eh. Lotito arriva, ma niente da fare. Intanto Maffei. E devo dire che Marsiglietti si è anche fermato molto sportivamente, ha rallentato tantissimo per aspettarlo. Sì, però, ma secondo me va bene così. Sì, io direi rimaniamo tranquilli, ragazzi, è Sì. l'ultimo giro. Intanto andiamo a vedere Lopez che probabilmente sta anche già finendolo, no? Si trova alle acque minerali, quindi torniamo su di loro. Perché alla fine quello era anche un contatto di gara, dai. Sì, era un ingresso, diciamo quasi una sorta di Hamilton Verstappen di ieri. Marsiglietti, dai. Oh, sul Ah, ma verde! Guarda come sgommano quelle ruote lì sul verde.
dell'artificiale. E cosa sta facendo Mamma mia, Maffei so che drip. all'interno? No, che spettacolo, ragazzi. Tommaso Maffei all'uscita dell'Equimirale. Impirapata. Ci ha fatto vedere un sorpassone degno di Valentino Rossi, davvero, con la RC211V. Intanto diamo le telecamere al nostro Riccardo Lolito lì, Lopez. eh? Lolito lì, eh? Lotito, Lotito. Lotito, scusa. Lotito. Lolito. È diventata una Lolita. Comunque, diamogli le telecamere per l'arrivo di traverso sul traguardo. La Lopez, fantastico. Saldana Marcelietti. davanti a Bloise. Che è successo, Bloise? Aspetta. Un errore magari. Guardali che vanno a sbattere contro Riccardo Lopez, che sta già festeggiando. Si è messo a festeggiare un po' troppo presto. Intanto Maffei arriva, anche lui quarta posizione. E Andrea Frigerio in quinta. Transita adesso. E arrivano anche Marsiglietti, Cristian Lotito e Sebastiano Sciacca. Fantastica questa prima manche, mi ha fatto sgolare, mi ha fatto divertire. Ragazzi, rimanete qui con noi perché adesso arriva gara 2. Il buon Mauro dovrà scendere di nuovo in pit lane, salire sul Mercedes safety car e farsi un altro giro di pista con i ragazzi. Vediamo l'arrivo anche di Scordino. Andrea Grandi hanno già pittato, stanno già preparando la vettura per la gara 2. Io intanto cambio la magic. Ok, Mauro, ci vediamo tra pochissimo. Noi intanto mandiamo un po' di Ok, spot e quindi a tra a poco. dopo. Ciao ciao. Thank you.
ragazzi, siamo qui, potete cominciare a sentire il rumore e andiamo in pista. Adesso siamo partiti con Mauro Girosa sulla safety car, dietro di lui Lopez, Saldana in seconda posizione, terzo Bloise, quarto Maffei, quinto Frigerio, sesto Marsiglietti, settimo Lotito, ottavo Sciacca, nono Scordino, decimo Grandi, undicesimo Dovicchi, dodicesimo Pizzato, tredicesimo Benvenuto, che avevo pronosticato vincente e invece mi è arrivato ultimo. Mannaggia, mannaggia. Siamo adesso alla tosa. Dietro potete vedere i ragazzi che stanno scaldando le gomme. Questo che vedete come ordine è l'ordine d'arrivo in gara 1. Quindi gara 1 fa un po', diciamo, da, anzi, senza un po', fa da gara di qualifica per la seconda manche. Nel frattempo arrivano altri commenti, abbiamo Lynx Player che incita Saldana, dice forza Saldana, che ha fatto un garone, è arrivato secondo. Qui siamo alle acque minerali. Teniamo questa inquadratura così teniamo d'occhio i ragazzi dietro. E via, salitona verso la variante alta. Magari facciamo un altro giro intorno alla vettura, dai. Così a vedere un po' gli sponsor, TMSNC Giochi Racing, RP, che è RP Set Design. Il nostro amico Riccardo Panebianco, ricordiamo anche lui, il nostro partner commerciale, designer, che salutiamo. Siamo arrivati quasi alla fine, eccoci alla prima della Rivazza, sfiammate della Mercedes. Intanto vediamo che si compattano prima della Rivazza, come da istruzioni di Mauro, che rientra e quindi ci spostiamo su Riccardo Lopez. E come prima, appena passeranno sulla linea del traguardo, spalancheranno il gas e scateneranno di nuovo un altro inferno come prima. Partenza era una partenza ultra corretta per questi ragazzi. Vediamo transitare. E passano adesso sul traguardo e via, spalancano tutto con Riccardo Lopez, seguito da Stefano Saldana e terzo Bloise. Vediamo cosa succederà qui davanti. Cosa succederà? Telecamere veloci, inquadrate. Abbiamo un Riccardo Lopez che entra benissimo alla... Oh, vediamo Blois, intanto che è arrivato, sembrerebbe lungo, rientra in È successo sicurezza. qualcosa anche con Marsiglietti, Oh, si gira, ultimo. no, contatto di Blois con... Sembrerebbe probabilmente Marsiglietti, l'ho visto fuori anche lui. No, Dovicchi dovrebbe essere, Dovicchi. Sì, Dovicchi perché Marsiglietti era già fuori Peccato, prima. tutta gara in rimonta, gara in salita per Bloise. Peccato, peccato. Stiamo davanti adesso con Riccardo Lopez che sembrerebbe sulla falsa riga della prima manche voler andarsene di nuovo, fuggire, Bisogna vedere se Saldana magari riesce ad agganciarlo a stavolta, dici? tenerlo lì. Magari sai, vedendolo, magari copiando un po' Sì, con le l'aiuto staccate. davanti del... Sì, l'auto che fa da riferimento sicuramente potrebbe ritardare un po' le staccate e usarlo un po' da traino, diciamo. Quindi potrebbe Esatto. essere. Sicuramente la tattica di Lopez è quella di fuggire di nuovo. Fuggire sì, ma dove? No, contatto, Oh, lì dietro tra contatto, Frigerio e Lolito su Lotito. Lotito e Frigerio, Frigerio e Lotito. E Frigerio che stava proprio lì. alla, questa era proprio la Hamilton, Eh sì, che stava rientrando un po' in contromano, vero? però lo aspetta. Frigerio che rientra subito davanti a Bloise. Sono delle macchine, direi, divertenti quanto imprevedibili. Sì, quello è vero, sì. È un attimo girarsi. Saldana, mi sa che avevi ragione. Sta tenendo, Sì, eh. eh. Sta tenendo, sta tenendo. Vediamo se Lo riuscirà. sta tapinando. Vediamo se riuscirà a non farlo fuggire. E
Intanto grazie per i like nuovi che sono arrivati. Come sempre, Ma sei ragazzi, ce appena passato grandi. lo siamo perso, però adesso vediamo. Su sciacca Oh, sciacca, vediamo lì dietro. Era un incrocio qua però Sebastiano Sciacca all'interno, ah, però si porta fuori Tommaso Maffei. Peccato, sì. peccato. Dai, rientrano abbastanza bene. Entrambi Non tanto, no. non tanto bene. Fuori No, controllo. che macello. Ne approfitta però, intanto, come puoi vedere, Maffei che. Sì. Però dai, sesto. Peccato, non aveva il controllo della vettura Sciacca e Sciacca si è riportato all'interno. Sicuramente non deve si è essere stato. sconnesso sciacca. Ah, un ritiro, peccato. Avrà distrutto l'auto. Probabilmente sì, non sarà stato volontario. Si è ritrovato in mezzo alla corsia. Peccato, peccato. Capita, dai, capita. Tanto entrambi di traverso all'uscita delle acque minerali, sia Stefano Saldana che Riccardo Lopez. Tieni a mente, Mauro, 0,8 decimi tra i due. Vediamo se Sì. aumenterà il gap Lopez su Saldana. Ti faccio notare però che mi sembra Lopez molto più pulito. Riesce a uscire molto meno sporco e di traverso, per cui guadagna tantissimo, ha già guadagnato, è già un secondo tra i due. Guarda come entra e esce di traverso Saldana, che sicuramente è bello da vedere, ma È una guida più pulita Lopez sì, invece. riesce a guidare pulito con queste auto che tanto di cappello. Però punti preziosissimi per Saldana, quindi deve pensare al campionato. Dietro di loro Andrea Grandi in terza posizione, dietro seguiti da Sergio Scordino in quarta e Lorenzo Benvenu che si trova in quinta posizione in gara 2, dai. Adesso però avrà sicuramente un Maffei indiavolato che vorrà raggiungerlo fuori da ogni dubbio. Marsiglietta ai box. E un Davide Bloise che mette nel mirino Bloise. Potrebbe essere. Andiamo on board con Davide Bloise, che ha, vedete, una vettura in prestito ancora. Infatti è Ma Make Parcari, il nome scritto sul cruscotto della vettura. 10.000 giri si toccano, fondo scala. Sempre si va a controsterzare, se notate il volante come viene girato, e siamo alla tosa qui insieme a lui on board. Saldano non molla però, Non vuole mollare, sono infatti a No, 8 no, decimi, no. Fa un No, po' non da molla. fisarmonica. Qua guadagna tanto in staccata e in entrata di curva, perde un po' in uscita. Ha guadagnato tantissimo, adesso sono 6 decimi. Ha Sì. guadagnato veramente tanto le acque minerali, riesce probabilmente a farle proprio. Sicuramente le acque minerali trae vantaggio con il traverso. Maffei su Scordino, Scordino ha fatto un errore, è andato largo E qui e Maffei Maffei all'interno che ne approfitta, la variante alta, prendendo anche i salsicciotti, un po' sobbalza di rally un pochino. cross che non guasta mai. Esatto, e prende anche il verde che è pericolosissimo. Oh, Lopez errore. Davvero largo è Saldana gli si è arrivato. incollato. Sarà interessantissimo vederli adesso alla primissima curva del tamburello. Sono veramente appaiati. Sì. Però Lopez si fa vedere adesso all'interno. E Però stacca forte Saldana. Vediamo se vorrà. Fantastico. Si porta. E Si adesso c'è lasciano una lo curva a sinistra, spazio. però. Bello, bello scambio Sì. molto corretto di posizioni. Ne ha tantissime, Ancora. Stefano. Ne ha veramente tanto. Sono lì che si accarezzano i due, si stanno studiando, ve lo vicinissimi. Spettacolo. Questa seconda manche gliela farà sudare un pochino a Lopez, non l'avrà comoda come prima. E qui che escono dalla tosa in salita. Bello,
verso la piratella, la curva numero 9. Vediamo se staccherà forte come prima. E qui un po' di traverso anche Lopez. Saldana comunque si trova a 4 decimi e mezzo. 4 decimi, anzi. Si riesce a stargli molto Sì, vicino. ne ha per tenerselo. Per tenerlo a sé. Intanto dietro di loro Andrea Grandi in solitaria, quindi regia rimani su di loro. Prendi Sì, sto salto. guardando Lotito, io controllo Lotito che sembra che stia arrivando su Blois. Ok, avvisaci a me e Sì, alla è regia che sono sempre io. a mezzo secondo. mezzo secondo. Qui sono a meno di 3 decimi, 2 all'ingresso della Rivazza. Cosa stava facendo? Ha dovuto frenare oltre ogni limite per non prenderlo quasi, eh? Saldana su Lopez. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Dai, ci sono ancora, siamo a metà gara e può permettersi di studiarlo ancora un pochino. Tanto abbiamo visto che riesce a non farlo scappare via, riesce a sfruttarlo come riferimento. Andiamo allora. Ci spostiamo su Blois e Lotito, vediamo un pochino i due. C'è anche Blois che sta arrivando su Scordino. Quindi abbiamo quasi un terzetto formatosi. Scordino mi sa che si vedrà. Vediamo, a 3 secondi adesso. Errore di Lopez, Saldana ne approfitta Però errore di Lopez. all'esterno, sì. Errore di Lopez, Guardiamo però sono sempre, l'incrocio. devo dire, sono sempre errori piuttosto riparabili, come dire. Sì, è uscito largo, ha scodato un po' la macchina e... Però veramente un ottimo controllo, vicinissimi ragazzi, qui alla pirattella. E giù verso le acque minerali. Qui le fa fortissimo Saldana, quindi teniamo Sì. d'occhio. E guarda come, Anche... Madonna, come si avvicina tantissimo. Sulla seconda delle acque minerali frena molto tardi e riesce a recuperare tantissimo. E purtroppo mi sa che Benvenu si è ritirato. Infatti, lo vedo fermo ai pit. Visto anch'io i pit, ma ho visto che ha messo a posto i danni, però non lo so. Ma torniamo su. Intanto nel frattempo c'è stato sorpasso di Blois e danni di Scordino. E adesso anche Lotito all'interno della variante alta resiste ancora agli attacchi. Resiste Scordino agli attacchi di Cristian Lotito, che però si fa vedere e quasi alza il piede per farlo passare. Dice: non ne ho per tenerti dietro, probabilmente, e ti faccio passare. E Lotito si trova comodamente alla Rivazza. Quindi siamo a metà gara, no, 4 giri mancano ancora alla fine, con Scordino che ha lasciato passare praticamente Cristian Lotito. E adesso vediamo se Lotito si potrà avvicinare o meno a Davide Bloise. Saldana su Lopez, Oh, lì sempre. ha fatto un Madonna, che bello errore questa uscita lì. Lopez, è uscito peggio, diciamo. Sei uscito fortissimo Saldana, si trova all'esterno. Niente da fare, niente da fare. Alla Villeneuve niente da fare. Vediamo se alla Tosa gli conviene stare dietro e rimandare il tutto alle acque minerali magari, che ne Buona so. l'uscita. Quindi Salitona, curva numero 8 a destra e poi Piratella a sinistra. Vediamo se affronterà, se Ma tenterà qua l'attacco. è... Qua è dura, qua è durissima. Questa è una Sì. curva che va fatta guidata. È durissima anche alle acque minerali, anche se le fa fortissimo. Se riuscisse a fare quella zampata che fa lui, che frena molto tardi alla seconda, cercando di buttare il muso, ma è veramente dura. Dura, Botta c'è però, eh. dura, dura. Però vediamo come arrivano alla variante alta adesso. Vediamo, andiamo on board con Stefano Saldana. Traversone. Spettacolo, ragazzi.
Dobbiamo accendersi il LED, il cambio marcia, 10.000 giri, lo sfrutta tutto il contagiri Stefano. Staccatona ancora qui e un po' di traverso anche Lopez. Ora come apre presto. Si faranno divertire il primo e il secondo sto giro. In questa seconda manche. Vado a vedere un po' indietro io. Tommaso Maffei intanto terza posizione. Sì, dietro Grandi. Però sono tutti molto staccati gli altri. Rapido sguardo a tutti. Bloise, quinta posizione, seguito da Lotito in sesta. E poi Sergio Scordino. Francesco Dovichi un pochino più in ritardo. E poi Andrea Frigerio. Paolo Pizzato e Benvenuto che è rientrato in pista, dai, sono contento. Ha riparato il mezzo ed è rientrato. Sempre vicinissimi questi due, intanto che siamo tornati a Sì, vedere. Tre giri alla fine, ci faranno divertire, penso, sul finale questi due, come ci stanno facendo divertire da tutta la gara. no, 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 è sempre molto pericoloso. Molto pericoloso perché frena fortissimo, Sì. ma riesce a essere veramente corretto. Mamma mia, ha dovuto allargarsi un Sì, po', infatti ha perso. quasi per non prenderlo. Comunque una bellissima lotta, proprio in estrema correttezza. Sta quasi faticando a tentare Sembra l'attacco. Ah, qua è larghissimo. Lopez. Lopez larghissimo sulla variante alta, ha preso tutto il verde artificiale, pericolosissimo con queste auto senza il differenziale. Qui vediamo all'esterno della rivazza e tenta il sorpasso. Quasi. Vediamo Ancora lì, eh. affiancati alla rivazza, all'uscita della rivazza, cosa non ci stanno facendo vedere, fantastici. Affiancati adesso sul rettilineo. Rettilineo e poi ci sarà la variante del tamburello che è un sinistra destra sinistra e potrebbe favorire Saldana che si trova sulla destra. Quasi conviene stare all'esterno della prima curva della Sì. variante. Niente, niente, ultra corretto. Saldana deve però cominciare ad osare un pochino perché mancano solo due Molto veloce qua, molto giri. molto veloce, però anche qua è E difficile, alla Villeneuve vediamo se tenta. Mamma mia, che rischio! È rischiosissimo perché quando ti trovi affiancato rischi di far girare chi stai tentando di superare. Devo dire che anche Lopez, oltre a fare una bellissima gara prima, sta difendendosi in modo veramente egregio. Quindi riesce. nonostante noto già un po' di nervosismo nelle due guide Sì. E al confronto prima. comunque un bel pilota completo perché riesce a scappare via ma anche a difendere bene, anche in Sì, bagarre. sì. Qui alle acque minerali. Dai, vediamo, vediamo se ritenterà di nuovo. Adesso sono praticamente affiancati alla variante alta, qui deve tentare per forza, qui ha il favore dell'interno. E non molla, non molla Lopez. E lo costringe a andare parecchio largo sul cemento. Niente da fare, non ti do la posizione. Deve sudare, starà sudando sette camicie probabilmente. Stefano. Deve riuscire a mantenere la calma Vediamo se si accontenterà dei punti della seconda posizione, che sono comunque un bel bottino di punti in ottica di campionato. Intanto dietro sembrerebbe tutto tranquillo come distacchi, per cui Sì. rimarrei focalizzato su loro due. Vediamo se riusciamo anche a mandare un super spot. No, meglio di no.
Meglio di no, perché all'esterno adesso ho fatto un miracolo, ho fatto qualcosa di veramente fantastico. Stefano, sorpasso Che numeri. pulitissimo. Bello, bello. Che spettacolo, ragazzi. E adesso dovrà difendersi, eh. Dobbiamo aspettare la risposta di Lopez. Sicuramente. Sì. Wow! Che spettacolo, ragazzi. Eccola. Vediamo. Alla tosa, rimane all'interno. Vediamo se saprà difendere altrettanto egregiamente come Lopez, il nostro Stefano Saldana. Oh, guarda come si porta a fianco, stacca forte e si riprende la prima posizione Lopez. Però Saldana in Sì, non croccio. molla, non molla, sta facendo una gara Mamma mia. spettacolare Saldana Mamma mia, che adesso. traverso! Frena molto forte a fianco, esce davanti alle acque minerali Lopez. Vediamo se tenterà ancora qualcosina alla variante alta. Credo di no, credo che sia intenzionato a rimanere dietro. Saltano tutti e due sul Mamma mia, salsicciotto, però sì. esce fortissimo adesso Saldana, che si trova praticamente davanti, qui al discesone, verso la rivazza. Adesso avrà sicuramente favore della traiettoria, favore dell'interno curva, non è detta l'ultima parola però. Però sì, stacca fortissimo Saldana e si tiene davanti. Bellissima manovra di Stefano Saldana. Che spettacolo, ragazzi. Comincia così l'ultimo indiavolato giro. Non ce ne vogliono i nostri sponsor, se non mandiamo il super spot lo manderemo dopo. Però dobbiamo gustarci Perché questo. avrà il dente avvelenato Eh quest'ultimo sì, giro. final lap, leader is on, final lap. Mamma mia, Gabriele Paoli commenta. È un garone questo, ragazzi. È un Sì. garone, veramente. Ma state ancora a guardare le gare di Nasca? Godete. Adesso Ancora. lo nomino ogni volta. Vediamo, vediamo se tenterà di nuovo Lopez. Oh, uscita in traverso, di traverso per Stefano, che però riesce a mantenere. Deve spostarsi un po' all'interno. Spinge. Qui mi sa che è la Villeneuve. No, 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 difende benissimo Stefano. Veramente un garone. Ah, però è uscito male qua, Stefano. Oh, doveva restare un po' più interno qui. Magari rallentare un po', ma non concedere così tanto. Esatto, sì. Però rimane davanti comunque, dai, Ha avuto una vediamo. buona percorrenza anche all'esterno, però. Sì, poi alla piratella è ben difficile il sorpasso, però si porta Sì, comunque no. all'interno. È da kamikaze. Sì, qua si fa molto forte, questo qui è meglio non rischiare, ragazzi. Via, giù, alle acque minerali, dove il nostro Stefano Saldana ci ha fatto vedere che sa farle veramente egregiamente. No, Lopez esce forte da qua di solito. Ha sbagliato largo un po'. Oh! Oh, traversissimo per Lopez, è Non innervosito ci un credo. pochino. E non ha perso quasi No, niente, eh. no, gli errori di Lopez sono praticamente niente, non sono veri errori. Salsicciotti per tutti e due, sobbalzano, sfrutta tutto il verde, entrambi. È vicinissimo adesso Lopez. Mamma mia, ha un gran controllo della macchina Sì, sì, Lopez. sì, sì. Discesona per la rivazza, mancano due curve. E si fa vedere all'interno, tenta il sorpasso. Era Oh, che lungo qua peccato, Lopez, che era peccato. lungo, era Continua, lungo. continua la retromarcia, Vediamo Stefano. se. Vai. E guarda che sono sportivissimi, sportivissimo Sì, anche quello sì, Lopez, quello sì. fantastico. E concede, concede di ripartire a Stefano, che meritatamente, direi, molto meritatamente vince questa seconda manche della tappa di Imola. E starà Bella, esultando. divertentissima, bellissima. Avrà sudato sette camicie Lopez. Taglia il traguardo in un'ottima posizione anche Tommaso Maffei. Sudato io a guardarli. Davvero. E Bloise in quarta posizione, seguito da Andrea Grandi. Lolito e Grandi, Lotito e Grandi erano proprio al Sì, fotofini. appaiati, sì, proprio. Però vince Andrea Grandi su di lui, quinta posizione. Scordino passa adesso, settima posizione. E poi Andrea Frigerio, quindi direi di chiamare subito Saldana qui con noi. E Io vi saluto tutti. Buon noi intanto mandiamo uno spot e io ti saluto Mauro, quindi ci proseguimento. troviamo tra pochissimo qui con i ragazzi. Ciao Mauro e a tra Ciao, poco ciao a Kick. tutti, grazie.
Eccoci qui ragazzi, siamo intanto in compagnia di Stefano Saldana che ci ha fatto veramente sudare sette camicie, sarà sudatissimo anche lui, e Riccardo Lopez, tutti e due complimentoni ragazzi, diteci che cosa, le vostre impressioni. A voi la Bella parola. gara, anzi, bella gara, mi sono divertito. Niente, Stefano si è meritato la vittoria perché, vabbè, a parte che secondo me l'avrebbe vinta tutti e due perché la prima hanno buttato fuori, vabbè. Anzi, ha fatto anche un bel rimontone, ho visto, era tipo quinto, è arrivato secondo, quindi complimenti. Io mi sono divertito, cioè, bello. Hai Poi fatto adesso sono gara 1 in in questo. solitario, hai dato una vita agli altri, e gara 2 hai fatto veramente uno spettacolo insieme a Stefano. Gara 2. Cioè, l'ho rallentato, cioè onestamente cioè era proprio più veloce di me, solo che mi sono difeso bene, però era proprio più veloce di me, ma si vedeva che era più veloce di me, mi sono difeso bene, all'ultimo mi ha attaccato, Ne aveva complimenti. veramente tantissimo Stefano, gli facciamo ancora intanto i complimenti, i complimenti. Intanto nel frattempo è arrivato anche Bloise, però sentiamo adesso Stefano, dai, complimenti per gara 2, veramente sei stato uno spettacolo. Grazie Davide, grazie. Allora, era una vittoria che aspettavo da Misano, ero tranquillo in questa gara perché, a parte che mi sono divertito da matti con Riccardo a lottare, però in gara 1 ero un po' più, non dico infastidito e deluso perché sono stato toccato e sfortuna vuole che mi sono girato, però poi piano piano ho recuperato e quindi mi sono divertito anche lì. E davvero l'attacco su Riccardo è stato, non so, forse il sorpasso più bello che ho mai fatto, perché lì all'esterno non so nemmeno io come siamo riusciti a farla insieme, infatti No, chiedo scusa veramente, avete se fatto di sono quelle stretto. robe così vicini, così correttamente. Poi, a parte, vabbè, l'ultima c'è stato un contatto, Sì, perché vabbè. però fantastico entrambi. Lì ha Comunque, fatto benissimo, ha fatto infatti faccio i benissimo complimenti che ci provarci. ha provato all'ultima curva. È Molto stato molto sportivamente, divertente. poi ha ceduto. Vabbè, ci ho provato anche perché eravamo soli, perché Sì, esatto. sennò no. Fantastica mossa anche di retromarcia per rimetterti in corsia. Bello, bello. Bellissimo. Comunque dedico la vittoria al nostro Matteo Bezzu, che è compagno di team insuperabile, però oggi stava un po' male, quindi Quindi non è riuscito a correre. non ha potuto prendere parte. Intanto, Peccato. complimenti anche a Davide Bloise che ha fatto un ottimo terzo posto in gara 1. Vediamo se ci sente Davide. Sì, ci sono, vai. Eccolo qua, Buonasera a complimenti tutti. per gara 1, gara 2, quarta posizione. Hai Grazie. fatto due belle manche. Vai, dici Sì, la dai, tua. calcolando la totale assenza di allenamento e la lontananza dalla postazione, come tu ben sai, mi Lo so, lo sono so. divertito un sacco. Dai, queste macchine sono divertentissime. Complimenti a Stefano che mi ha fregato l'ultima curva, che ho la pedaliera che fa un po' le bizze. Lo sappiamo che sei Sì, dai. impegnatissimo nelle corse reali, per cui hai veramente poco tempo per allenarti. Non vi abbandono, dai, quando c'è da divertirsi ci sono sempre. Grande, grande, complimenti ancora a Complimenti anche a tutti. Riccardo.
Purtroppo in gara 2 non sono potuto rimanere con loro, che mi è arrivata una botta da non so dove alla prima curva. Abbiamo visto tu e un altro Sì, che... Maffei, forse Sembra. Matteo, sì, forse Maffei, sì. Non lo so, poi rientrando mi sono un po' messo di traverso, mi sa che ho beccato anche qualcuno. Poi sono riuscito a fare una bella rimonta, però dai. Sì, no, bellissima rimonta, comunque quarta posizione. Vediamo che intanto Tommaso mi sa che non riesce a venire perché è già in onda, sta già facendo vedere qualcosa a qualcuno. Per cui ragazzi, io purtroppo ho poca voce perché sono gli strascichi della seconda dose del vaccino e sono abbastanza messo male. Ho fatto fatica, ma mi sono divertito. Quindi complimenti anche a Tommaso, anche se non è qui con noi. E vi diamo appuntamento al 2. Vi facciamo vedere subito intanto il calendario. Il 2 agosto a Magione, sempre qui con l'Italian Championship Legend Car, targato Need for Beer. E noi vi salutiamo. Quindi Ciao a tutti, buona buonanotte a serata. tutti. Ciao, buona serata. Ciao a tutti e Ciao, ciao, ciao. buonanotte. Ciao ciao.